Cerchi prodotti Pokémon ad un prezzo competitivo? Bene! GameOverTreviglio.com è lo store che fa per te. E con il codice promozionale SGWIN10 hai il 10% di sconto su tutti i prodotti Pokémon. Oggi vedremo un lotto di 39 carte tutte rigorosamente Hyper e Full Art che ho acquistato ad un prezzo veramente basso. Ma la cosa più assurda è che questo lotto l'ho consigliato più volte in diverse live, ma nessuno di voi l'ha acquistato. Sono sicuro che molti di voi non appena vedranno queste carte si ricorderanno. Quindi spostiamoci dall'altra parte e andiamo a scoprirle insieme. Ed eccoci qui. Queste sono le carte. Adesso vi dirò i prezzi di ogni singola carta dei minimi di Card Market. Quindi il totalone finale sarà composto dalla somma di tutti i minimi Card Market Near Mint in lingua italiana. Ricordiamoci però che i minimi Card Market non sono il prezzo di vendita, perché ad esempio su eBay certe carte si possono vendere anche al doppio. Quindi è giusto per avere un'idea nel caso in cui noi volessimo svendere queste carte al prezzo più basso che c'è nel mercato, quanto riusciremo a ricavare. Ma visto che io le vendo su eBay, a quel totale aggiungerei senza problemi anche un 100-150 euro. Partiamo dunque con la prima, che avete già visto nella copertina, all'inizio del video, l'avete vista ovunque. Ed è la bellissima Nia di Regno Glaciale, indiscutibilmente la carta più bella riguardo le trainer donna dal mio punto di vista. Io me ne sono innamorato sin dal primo momento. Il minimo di questa carta attualmente disponibile è di 16 euro su Card Market, ma subito dopo questa il minimo è di 25 euro. Proseguiamo con Azzurra, altra trainer donna stupenda, minimi 13 euro, voltaggio sfolgorante. Poi abbiamo Au, una delle poche carte di Guardiani Nascenti, Sole e Luna, che merita tantissimo. C'è questo Raichu di Alola accanto a lui che è una meraviglia. Minimi solo 6 euro. Questa, se vi piace, secondo me è una gran carta da acquistare. Poi abbiamo Gloria, la prima carta di Astri Lucenti di questo lotto. Fa parte della Trainer Gallery e mi mancava. Come sapete, io sto cercando di fare il Master Set di Astri Lucenti. E uno dei motivi che mi ha spinto a comprare questi lotti è il fatto che ci sono diverse carte di Astri Lucenti che mi mancano. Quindi, primo motivo, completare Astri Lucenti. E nel lotto c'è un interessante quantitativo di carte di questo set. Proseguiamo con Copiona. Questa è di Evoluzione Tere. Ad esempio, questa è una carta che non mi piace affatto. Quindi è tra quelle che provvederò a mettere su eBay per la vendita, così da recuperare l'importo che ho speso, che ancora voi non conoscete, ma lo saprete tra poco. Fabia, di Voltaggio, allenatrice così così, non mi dispiace. Poi abbiamo Backup di Rosabella, altra carta molto bella. Astri Lucenti mi manca, quindi dritta in collezione. Ambizione di Camilla, sempre di Astri Lucenti, sempre per il Master Set. Ho deciso di farlo in maniera piuttosto tranquilla questo Master Set, quindi acquistare le carte quando le trovo nei lotti o singole a prezzi molto vantaggiosi. In questo modo posso fare un Master Set senza svenarmi. Il segreto? Avere tanta pazienza. Poi magari, giunto verso la fine, qualche carta la prenderò anche al suo prezzo, ma pazienza, ho risparmiato su tutto il resto. Poi abbiamo Melania di Regno Glaciale, altra carta che non mi fa impazzire, quindi venderò. Poi abbiamo Fossilia di Stratis di Destino Splendente. Proseguiamo con Poke Bimba, 5 euro, sempre di Destino Splendente. Questa è molto bella, quindi la terrò in collezione. Ricordati sempre che se vuoi supportarmi lo puoi fare in maniera totalmente gratuita. Basta che ti iscrivi al canale, attivi la campanellina e mi lasci un bel mi piace. Grazie mille se lo farai.
Poi abbiamo allenatore della palestra, sempre di Destino Splendente, solo 2 euro. Sono prezzi veramente bassi, non darei mai via una full art sotto i 7-8 euro. Cioè, piuttosto la tengo e aspetto che si rivaluta col tempo. Rose di Destino Splendente, 4 euro. Rose, questo molto più stiloso, di Fiamme Oscure, 3 euro. Op di Futuri Campioni, addirittura a 1 euro i minimi, bassissimo. Brandi Fuoco di Astri Lucenti, 3 euro. Fosco di Colpo Fusione, 5 euro. L'ultima carta regolare del set, 264 di 264. Mustard stile single colpo, 7 euro. Sempre Astri Lucenti. Mustard pluricolpo, 5 euro. Astri Lucenti. Ballino, 3 euro. Destino Splendente. Rudy, 7 euro. Di Regno Glaciale. Barry di Astri Lucenti, 4 euro. Onion, voltaggio sfolgorante, 8 euro. Sarei curioso di sapere cosa c'è dietro quella maschera. Eccole che cominciano le hyper. Partiamo con Dandel, 15 euro. Voltaggio sfolgorante. Poppy, carta che veramente non mi piace nella maniera più assoluta, 11 euro sempre voltaggio. Azzurra, hyper, questa dai è accettabile, anche se tra le hyper e le regular nella maggior parte dei casi preferisco sempre le regular, e questa sta 15 euro minimi. Poi abbiamo Ginepro Hyper di Futuri Campioni, che sta solo a 7 euro nonostante sia un hyper. Questo perché Futuri Campioni è stato stampato in maniera massiva ed è stato sbustato tantissimo alla ricerca dei due Charizard, quello hyper e quello shiny. Infatti, se non fosse per queste due carte, questo set sarebbe andato in rovina ancora di più di quanto sta messo male oggi. Poi abbiamo Copiona, che abbiamo visto prima nel formato full art regolare, sempre di Evoluzione Etere, e questa sta a 10 euro. Backup di Rosabella, anche questa l'abbiamo visto prima nel formato regolare, hyper, bellissima, soltanto 7 euro però purtroppo. Poi abbiamo Studentessa di Colpo Fusione, set enorme da completare, veramente impegnativo, 12 euro. Grinta di Liris, 14 euro. Questo è lo stesso personaggio che troviamo sempre in Evoluzione Etere insieme al Rayquaza V Alternative. Poi abbiamo Agatha Hyper di Regno Glaciale, e questa carta è molto particolare perché ce n'è una sola su eBay e 4 su Card Market Near Mint in lingua italiana, e i minimi di Card Market sono 25 euro, nonostante sia una carta molto brutta, oserei dire. Poi abbiamo Profumina di Evoluzione Etere Hyper, che sta a 13 euro. Poi abbiamo Ballerina Hyper, che sta a 8 euro. Questa è di Colpo Fusione. Avete presente quando all'inizio vi dissi che su eBay si possono vendere anche al doppio? Benissimo. Questa l'ho venduta su eBay a 15 euro. Ma noi in questo conteggio la stiamo valutando 8 euro. Quindi per questo vi dico che questo non è il prezzo finale di realizzo. Ma se abbiamo pazienza e siamo bravi a costruire l'annuncio e a fare le foto, potremmo riuscire a venderla anche a prezzi molto più alti. Proseguiamo con Ambizione di Camilla Hyper, Astri Lucenti, 9 euro. Leggiadria di Camelia, Colpo Fusione Hyper, 10 euro. Premura della Leva Pokémon Hyper, Fiamme Oscure, 5 euro. Che carino questo Yamper, bellissimo.
Poi ancora Yarrow di Fragore Ribelle, 16 euro. Non l'avrei mai detto. E ultima carta, un Kabu, sempre di Futuri Campioni, sempre super svalutato, 4 euro. Provate a pensare, soltanto per un momento, quante bustine, quanti box bisogna aprire per trovare tutte queste carte full arte e hyper. Pensateci. Ad ogni modo, vi è venuto in mente a quali lotti mi riferisco? No? Adesso vi mostro delle immagini. Come potete vedere, erano tre lotti su Game Over Treviglio. Questi ve li ho consigliati in diverse live, ma evidentemente chi li ha visti non era abbastanza deciso ad acquistarli. Io non le volevo acquistare, tanto che le ho consigliate a voi, a qualcuno anche in privato, non per far vendere Game Over, ma realmente perché si tratta di un'occasione. Questo per farvi capire che le occasioni ci sono un po' dappertutto, molte volte ce le abbiamo sotto il naso, ma se non ci mettiamo ad analizzare carta per carta e andiamo sempre così a occhio e croce, magari non tutti riescono a capire se si tratta di un'occasione oppure no. Andiamo quindi al nostro totalone. 337 euro è la somma di tutti i minimi card market. Andiamo a sottrarre il costo di acquisto del lotto che sono 150 euro, il potenziale guadagno è di 187 euro, anche se sono quasi sicuro nel caso in cui li vendessi su eBay, riuscirei pure a tirarci su un 300 euro. Ma siccome non devo venderle tutte, come già vi ho detto all'inizio, perché molte le metto in collezione, mi basta recuperarci quantomeno quello che ho speso. Ed è così che le altre carte me le sono guadagnate con il tempo che spenderò su eBay per fare le foto, mettere l'annuncio ed effettuare le spedizioni. Siamo quindi giunti alla fine del video. Io vi ricordo come sempre di entrare a far parte della nostra community sul gruppo Telegram. L'accesso è libero a tutti, trovate il link nel primo commento qui sotto. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Da Sguain, Mewtwo, Sylveon e Alakazam Funko Pop direttamente dal Game Over Treviglio è tutto. Ci vediamo come sempre in un prossimo video o in una prossima live. Ciao belli miei!